Simone, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la nostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo spirito e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amate con l'altro con amore e fedele nei sorrisi e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Simone e Mario, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Siete disposti seguendo la via del matrimonio da madre e madre di un altro per tutta la vita? Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donare, giocati secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Se dunque vostra intenzione di unirvi in matrimonio, datevi la mano destra ed esprimete davanti a Dio e alla sua Chiesa il vostro consenso. Io, Simone, accolgo te, Mara, come mia sposa. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e amarti tutti i giorni della mia vita. Io, Mara, accolgo te, Simone, come mio sposo. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e amarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso conferma il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. L'uomo, ma non si separare, ciò che Dio unisce. Signore, benedici questi anelli nuziali. Gli sforzi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà, rimangono nella tua volontà e nella tua pace, e vivono sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Mara, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Simone, ricevi questo anello. Per segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle carissime, consapevoli del singolare dono di grazia e carità, per mezzo del quale Dio ha voluto rendere perfetto e consacrare l'amore dei nostri fratelli, Simone e Mara, chiediamo al Signore che, sostenuti dall'esempio e dall'intercessione dei santi, essi custodiscano nella fedeltà il loro vincolo coniugale. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché Simone e Mara, attraverso l'unione santa del matrimonio, possano godere della salute del